Senza fuori? Oh no! Allora, intanto, come prima cosa devo dire che quel bastardo del locale ha alzato il prezzo, invece di 3.000 è 4.000, e quindi avete diritto, dopo, alla fine, a ritirare le 1.000 lire in più che c'erano, perché non è giusto. No, anche perché noi facciamo, un mese fa abbiamo fatto il primo album, stasera facciamo il secondo, però... è come il primo, solo che è dal vivo. Questa è una cagata fortissima. Noi facciamo questo... noi siamo di Manchester, no? Però non Manchester... non Manchester centro, siamo della periferia dove ci sono le acciaierie. E abbiamo fatto l'autostrada a venire qua, la Manchester Pavia, che stanno facendo i lavori di terza corsia, è difficile arrivare. E facciamo dei pezzi nostri, e questi pezzi qua, il primo pezzo di questa serata è un pezzo che è la storia, sono tutte storie, siccome sono pezzi inglesi, sono tutte storie molto tristi, è la storia, primo pezzo, di un cavallerizzo che deve fare un concorso ippico, solo che il suo cavallo vuole saltare alla Fosbury. Allora lui si fa legare alla pancia. E allora se ridete andate a fanculo. No, perché non è giusto, noi siamo un gruppo rock serio, facciamo dei pezzi seri. Allora il pezzo, allora non è questo, non facciamo questo, facciamo un altro pezzo, che è la storia di un ciclista di Rovigo che mentre sta per battere il record dell'ora di Moser entra in vigore l'ora legale. Allora noi non suoniamo più e voi andate a fare in culo davvero. Allora, o le cose sono serie, cioè perché noi facciamo i pezzi seri come van fatti, o se no voi andate a casa, va bene? Ritirate le 1.000 lire e andate a casa. No. Allora, questo pezzo qui è un pezzo che io chiamerei sui Domopax, lo facciamo subito questo. Come on everybody now, Domopax. Ecco, no, potete anche metterci più tempo. Così poi su. Ho capito, la Busco di Manchester. È molto dura la vita giù a Manchester. Oh, quanto è dura la vita giù a Manchester. La gente, io avevo mio papà che voleva che io mangiassi tutto con il pane, anche il pane. E mia mamma mi picchiava sempre con la cinghia, ma le cinghie di Manchester sono molto più dure delle cinghie italiane, fanno male. Noi eravamo in casa, vivevamo con dei topi, no? Giù a Manchester, oh quanti topi giù a Manchester. Però mia mamma in fondo si era affezionata ad avere in casa questi topi e lei non voleva che insomma morissero. Allora mi ha detto prendi un veleno, che il topo non è che muore ma cambia abitudini di vita. Figa mamma, non è mica facile. Figa dai, cioè, parliamoci chiaro, non è semplice. Allora l'abbiamo tenuto in casa e adesso ne abbiamo uno che è cresciuto con noi e adesso lui è capace anche di rispondere al telefono. Però in inglese. Allora il pezzo è dedicato a tutte le ragazze che parlano e non la danno mai. Cioè, figa, ti fa star lì, no? Cioè, tu sembra sempre che te la diano, cioè, veramente stai lì a parlare, sembra sempre che te la diano, e poi, figa, continua a parlare perché io adesso voglio da te qualcosa di più, per me è un rapporto serio, cioè vorrei che parlassimo anche, cioè vorrei conoscerti meglio, così, anche sapere come la pensi, così, ma va a dar via il culo, va. Sarebbe... Allora,
cioè, alla fine cioè, quello che vogliono loro è uguale a quello che volete voi, non è inutile star lì tanto a parlare. Scusate, però cioè io ho un problema tecnico, nel senso che il batterista non sa l'inglese, allora io devo spiegare a lui quello che ho detto adesso. In inglese. I have explained to the public this song is dedicated to all girls who speak, but when you try to enter in her, they speak, and you remain with the member so rigidly, and the member. E remain with the member rigidly non è anche is not hygienic because the member rigidly può causare dei problemi. Allora andiamo con questo pezzo che si intitola bla 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 bla. Are you ready one now? You got a reason for the morning, can't you see through my time? You never try to call the weekend and it's big as a five. You never lose it in my hand. Finito. No perché questo pezzo non sappiamo proprio bene. No, facciamo quello che ci viene sicuro, non, così non stiamo lì tanto a... Allora adesso invece perché abbiamo detto facciamo poco ma fatto bene. Allora il prossimo pezzo è un pezzo che vorrei dedicare a un cantante mio amico che è morto in bagno fulminato dal fondo, e io e lui eravamo d'accordo che il primo che rimaneva fulminato dal fondo in bagno l'altro gli dedicava la canzone, no? Però siccome noi, lui è un cantante solista, noi siamo in quattro, era più difficile che noi tutti e quattro restavamo fulminati dal fondo in bagno, no? Anche perché non è che noi facciamo il bagno insieme. Poi se anche eravamo tutti e quattro nella vasca, ci vogliono almeno due fond. Perché con uno resti paralizzato. Allora andiamo veramente col primo pezzo della serata, che è un pezzo dedicato alla storia triste, la storia di due ragazzi che fanno una scommessa, chi per primo riesce a scopare la sua ragazza, no? E come prova deve portare la foto di lui con l'uccello dentro e con lei che tiene la Repubblica del giorno. Scusate il turpiloquio, ma noi siamo un gruppo di Manchester e quindi abbiamo dei problemi purtroppo sono storie così, sono storie difficili, tristi, noi sono storie che ci vengono da dentro, è inutile che stiamo qui tanto a parlare. Allora il pezzo veramente, adesso si parte veramente con il concerto alla grandissima, si intitola appunto bla bla bla. Ancora, sì. Yeah.
I want to speak nightly tonight. Allora, molta gente ci scrive perché noi siamo uno dei gruppi più sessuali del mondo. E allora riceviamo continuamente delle lettere di donne che ci chiedono come comportarci nei momenti difficili. Donne che scrivono perché noi siamo uno dei gruppi che ha più fans donne nel mondo. Allora mi scrive una donna che mi dice: caro Cookie, sono disperata per quello che mi sta capitando. Ho 33 anni e sono sposata. Il mio è sempre stato un matrimonio felice, almeno fino a quando ho conosciuto Maurizio, un 27enne tutto muscoli che mi ha infiammato al primo incontro. Con lui però è tutto finito perché ha scoperto che me la facevo anche con un professore molto educato che abita nel mio palazzo. Per fortuna ho conosciuto Romano, un fotografo che mi ha fatto sentire subito una vera donna. Purtroppo però sua moglie ha scoperto alcune foto dove siamo io e lui con un suo amico, un camionista che passava di qua ogni 10-15 giorni, ma che adesso non viene più perché senza Romano non gli piace. Ero disperata, ma fortunatamente domenica ho conosciuto Stefano, un collega di mio marito che fa i turni diversi e che mi ha già detto che può venire a trovarmi anche mercoledì e giovedì. Però lunedì il tecnico del gas che è venuto a fare la lettura del contatore mi guardava in modo strano e io non ho saputo resistere. Mi ha presa con impeto, ma io pensavo ancora a Maurizio, a Romano, a Stefano, al professore e al camionista, e adesso mi faccio schifo, mi sento una puttana, ti prego aiutami. Non devi essere ingiusto con te stessa, tu non sei una puttana è chi svolge un'attività sessuale per ricavarne un utile economico, e questo non è proprio il tuo caso, tu sei una troia. Eccola. Il pezzo che presentiamo è un pezzo che si intitola Honolulu is very nice ed è la storia di un uomo che... È la storia di un uomo che entra in una pizzeria, prende una pizza, una birra media, paga e esce. Non è verosimile. Va bene, allora, ho già capito, non è vero, sì. Allora lui torna a casa, si mette il pigiama, va a letto, tira fuori dalla tasca la ricevuta fiscale e vede che ha pagato il coperto 1500 lire invece che 1000. Allora si riveste, va alla pizzeria dove il titolare stava chiudendo, nasce un alterco. Il titolare tira fuori la pistola e lo ammazza. Così va bene? Ok, allora le facciamo tutte così. Fate schifo. Allora, devo dire però che questo concerto qui, noi lo facciamo, è un concerto che è a favore di certi animali in via di estinzione, che io, di cui leggerò soltanto delle schede. Questa canzone qua è a favore del millepiedi. Il millepiedi è un animale che trascorre l'inverno procurandosi un grande quantitativo di calzature di ogni tipo, essendo l'unico animale i cui piedi hanno numeri diversi tra di loro. In primavera il millepiedi maschio e la millepiedi femmina hanno il loro unico rapporto sessuale. L'estate e l'autunno lo trascorrono infatti cercando di divincolare le gambe l'una dall'altra dopo la porta primaverile. Ecco, questi sono gli animali. Noi siamo del WWF, cerchiamo di salvare molti animali dalla scomparsa, ne sentirete degli altri. Il pezzo si intitola Honolulu is very nice, è un pezzo né bello né brutto. Honolulu is very nice, but I don't think it was.
mama be cheating. You got a little for some answer. I don't want to speak to me. I'll cry you while you're lonely. Honolulu is very nice. And I don't know about being his wife. Che ha fatto sognare milioni e milioni di donne. Noi siamo un gruppo appunto sessuale, con questo pezzo qua solitamente quando facciamo questa canzone le donne entrano nel camerino e sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di farci contenti. I have explained it to the public when we make this song, the women enter to the cameras, your cameras, and they also disposed to make you some pomp. If you are not enjoy of one pump, they make you two pumps, three pumps, four is not always possible.
For it's not always possible. Excuse me, but depend to the attention of the member. Excuse me, why? Mi sa che tu precorri un po' troppo i tempi. Bastano, guarda, per stasera basta il 3. Andiamo col pezzo, si intitola Baby I Love You. Pregherei di accendere gli accendini se li avete, se non avete dovreste avere anche dei rasoi lo stesso, basta che sia big. Finché non trovo una che ci stava davanti, allora visto. Va bene, ok, niente, non trovo nessuno, vabbè, dopo nel camerino vediamo. Questo era un pezzo lento, però sappiamo fare anche di meglio con un pezzo veloce. Il prossimo pezzo è legato a un altro animale, si tratta del pesciolino rosso. Pesciolino rosso proviene dai caldi mari dei tropici, dove esso vive completamente nudo. Il suo colore originario è bianco, ma quando arriva da noi e viene messo nelle vaschette di vetro e spiato continuamente da grandi e piccini, data la sua timidezza e il suo riservo, diventa tutto rosso.
è il pesce più fedele all'uomo e questo lo si apprezza facilmente in quanto se uscendo di casa ci si porta dietro la vaschetta, esso ci segue incondizionatamente. Questo è un grande pezzo. Questo pezzo qui l'abbiamo composto venerdì, un pezzo nuovissimo che presentiamo per la prima volta qui da voi. Noi abbiamo fatto la versione Q-Disc, Combat Disc e Pocket Coffee anche. Ed è un pezzo nuovissimo che presentiamo perché noi l'album è uscito, però è distribuito, il nostro album è distribuito da Ragionier Valla che fa l'informatore medico, no? Lui lascia la copia dei medici dell'USL in visione e loro prendono quello che gli capita e poi lo fa, perché l'USL, dove andate? Dove andate? Devo pisciare. Allora se i pezzi ti fanno venire questa roba qua, allora devi... Allora va bene, aspettiamo che finite, dai. Se solo pisciare, perché cagare non aspettiamo. No, il pubblico lo voglio al completo, mi dispiace, ma... Quelli sono capaci di pisciare tra giorni, hanno bevuto come le bestie. Ci vuole uno che va a controllare. Bruno controlla perché quelli lì se pisciano bene, ma se fanno dell'altro... Sappiaci dire tu cosa stanno facendo. Ah, ok. Va bene, ok, allora aspettiamo. Sei sicuro? Perché di solito comincia la piscia, però dopo viene dietro il resto, eh. Va, va a dare un'occhiata, va ancora. Scusate, ma siamo di Manchester. Non so, eh. Com'è? Eh? Sono in tre, uno alla volta piscia. Stanno pisciando. Tutte e tre insieme o uno alla volta? Uno assieme e uno no. Non puoi, scusa Bruno, non puoi essere più preciso. No, stanno venendo, è equivoca la cosa, scusa la franchezza, ma cioè, poi il fatto che sono in tre è ancora più equivoco. Allora, comunque facciamo come se stanno arrivando, eh. E tu, cioè, mi fa ridere perché il fatto che tu sei andato là davvero, eh. Io ti ho visto, te sei andato là davvero, eh. E loro ti hanno detto, stiamo pisciando, è troppo bello, questo locale qua è incredibile. Allora andiamo con il pezzo, si intitola Eccoli qua. Ragazzi, avete fatto presto, non si sono neanche lavati le mani, complimenti. Fantastici. A 1, 2, 3, 4, 5 in the night. Grazie ragazzi. Sì, state un po' lontani, va di qua. A 1, 2, 3, 4 night. Vorrei un bel applauso per la band, che è fantastica. Il pezzo che presentiamo è una storia, la storia di una ragazza che è l'unica scolare di una scuola di montagna, no? E la maestra fa l'appello, si interroga sempre lei, no? E le interroga. Allora lei va a casa, sì, mamma mi interroga sempre. Sì, io comincio a essere un po' strano. Sì, mamma, dai, non è possibile. Oggi ho fatto il compito in classe e in più mi ha interrogato. Allora lei va lì
E però alla fine del secondo quadrimestre, siccome questa scuola qui è su un dirupo, no? Di 150 metri, la bambina dice alla maestra: prova a guardare un po' che bel paesaggio che c'è. Allora la maestra si affaccia, lei gli dà una spinta e la maestra vola giù per 150 metri, no? E muore. Muore perché c'è. E la bambina, io dopo ho saputo che è stata promossa. Il pezzo si intitola Diego Song, è un pezzo fantastico, meraviglioso, come voi siete meravigliosi. Qui lo facciamo come nel disco, uguale, poi capirete perché. È un pezzo che è legato a una persona che mi è molto cara, un'altra donna che mi scrive e mi dice: caro Cookie, ti scrivo perché ho bisogno di un consiglio. Mi chiamo Luciana, ho 35 anni e sono sposata da 15. Due mesi fa mi si è rotta la lavatrice. La prima cosa che ho fatto è stata rivolgermi a un centro specializzato. Puntuale, si è presentato a casa mia il tecnico, un ragazzo sui 20 anni, molto attraente. È stato un colpo di fulmine. Lo abbiamo fatto sulla lavatrice. Il programma l'ho scelto lui. Abbiamo cominciato con quello per i capi delicati, poi 35 minuti di centrifuga. Lui è tornato anche il giorno dopo, quando mio marito era fuori, e abbiamo fatto il programma dei sintetici. Adesso io sono incinta. Ho chiamato il centro specializzato per parlare con lui, ma non si faceva trovare. Ieri finalmente sono riuscita a parlargli, gli ho detto che sono incinta. Lui ha dato la colpa al calcare.
Il pezzo qui lo facciamo uguale, preciso, come sul disco, e poi capirete perché. Il pezzo si intitola When I Say You Tonight Because I Think You Are Very Very Well, If I Think Used To You, I Never Expect To Be Because I Think You Are Song, This Song, This Song. And I Try, When I Try, When I Try, You Try. And I Think To You, But You Think To Me Because I Think To You Very Well. Che tradotto in italiano significa ti ho sempre voluto bene. Pezzo è un pezzo che noi eseguiamo esattamente come su il disco, uguale preciso. So true to the
Il prossimo pezzo è la storia di un lavavetri polacco, sì, che siccome è troppo piccolo per arrivare al vetro si arrampica sul cofano e proprio in quel momento lì viene verde e
non è che quello che va in macchina deve andare fino a lì, deve fare da Pavia fino a Napoli con sopra questo lavavetri. Beh, il vetro è venuto pulito. Il prossimo pezzo è legato però ad un animale nuovo, un animale che è lo scoiattolo. Lo scoiattolo si riproduce con molta facilità perché le femmine si rendono disponibili a prezzi popolari. Due ghiande a scoppare. Lo scoiattolo è assai forte come costituzione, ma può avere problemi intestinali se sottoposto alla cucina macrobiotica cinese. Lo scoiattolo è visibile nei boschi il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 10.30. Il pezzo è una storia tristissima, è la storia di un collaudatore di souvenir che deve provare le conchiglie per sentire se si sente il mare. Cioè, non posso più spararne di così grosse, dico la verità, cioè più forte di me, però così grosse non ne posso sparare. Allora andiamo con il pezzo, è un pezzo bellissimo, però questo pezzo non è stato molto capito, perché poi noi abbiamo avuto una storia abbastanza complessa, nel senso che dovevamo andare in tournée con i Pink Floyd, solo che proprio quel periodo lì dovevamo trovare il vino. E allora non siamo potuti partire perché figa, c'era mia suocera, ma che devi lavare tutti i bottiglioni. E allora, figa, ma come? Sono già lavati tutti? No, figa, devi lavare tutti i bottiglioni, poi se vuoi parti. E allora ci sono stati dei problemi, perché mia suocera si chiama Luisa, no? E prende il vino da Mignani. E Mignani adesso lui fa 1500 al litro. Sì, ne ha 1500 al litro, sei matto. Ma figata, sei deficiente, fai 1500 al litro, ma che testa c'è? Voglio dire, ma a un certo punto un po' di... Adesso lui si è messo in testa, fa 1500, eccolo qua, Mignani. Anche tu? Com'era il bagno? Immagino, guarda. E niente, allora ci sono stati dei problemi perché lui facendo dei pezzi troppo alti poi ci ha creato un po' di casino. Allora abbiamo fatto questo pezzo qui che non è proprio la storia che ho detto perché mi sono dimenticato, è la storia di un bidello di Siena che comincia con le merendine così, poi prende la licenza per i super alcolici il bancone del freezer vicino alla presidenza e tiene i Findus anche, no? Poi si ingrandisce e riesce ad avere la concessionaria della Fiat e mette le macchine in palestra, tiene le macchine in palestra e siccome è di Siena, visto che riesce a notare che il percorso palestra aula bidelli, presidenza di natura circolare, fa fare il paio di Siena alle bidelle che corrono con le merendine attaccate al collo, no? Organizza questa cosa qua. Questa qui è una stronzata grandissima, ma sono cose vere comunque, sono tutte cose che succedono in Italia, da noi. È un pezzo che noi vogliamo presentare qui per la prima volta, però non è che lo facciamo a cuor leggero, nel senso che è dedicato a una persona che mi è particolarmente cara e che non c'è più, si tratta della mia ragazza. Lei è morta perché, cioè, lei gestiva con suo padre un bar carrozzeria sulla via Emilia. Quando io ho preso il trattore, e ci ho fatto mettere l'impianto stereo, no? Che mi hanno detto che era un trattore cecoslovacco, no? Ci ho fatto mettere che era 20 watt, però figa, 20 watt cecoslovacchi sono uguali a 2 watt italiani, allora... Thank you.
Allora non si sentiva la musica nel trattore e allora l'ho accompagnata al cinema a dire col trattore siamo giù in paese a vedere Il Padrino, dovevamo andare a vedere Il Padrino parte prima, siamo arrivati che c'era Il Padrino parte seconda. E siamo stati tamponati da un toro. Sì, che lei era vestita di rosso. Morta. È morta di tigna. Cos'è la tigna? Con voi fa la tigna colare. L'hai detto? Allora, dimmi, adesso vai, adesso torni a pisciare. Allora andiamo col pezzo che si titola possiamo fare qualsiasi pezzo. Allora, mamma, è dedicata alla mamma di tutti gli italiani, che noi è la nostra cosa che ci piace di più, la mamma. Basta, hai ragione anche tu, allora facciamo un altro pezzo. Andate a fanculo tutti. Ma. Got myself.
bene o male la batteria. I wanna say for the night in the night. Andate a casa, ma. Fantastica. Prossimo animale che noi intendiamo salvare con buonanotte. Tutto. Prossimo animale che intendiamo salvare è questo qui che sta andando a casa. No, non scherzavo. Volevo darti un bacio da parte di mia mamma, ma sei un po' troppo sudato. Sono il mandrillo. Il mandrillo deve la sua fama non tanto al numero di incontri sessuali quanto alla durata degli stessi. Si parla di almeno 8 ore l'uno, esclusi i preliminari. Il mandrillo non si lascia però mai andare a facili avventure se alla base non c'è un sentimento vero e profondo. Il mandrillo è facilmente distinguibile dal canguro perché lui la borsa la porta tra collo. Se mi piacciono i fichi. Voi tutti sapete che noi, io soprattutto in Inghilterra, faccio il gioco dei 9 inglese, ho un presentatore che si chiama Scottex. Questo Scottex è uno che quando ha fatto il servizio militare l'ha fatto girare nudo 6 o 7 volte su se stesso perché non capivano qual era il davanti. Ed è vero, perché passa della gente. Passa è vero, tra l'altro Scottex di Pavia. E chi se ne frega. E questo qui è uno che crede di essere tutto lui e non sa che invece non può fare quello che sta facendo, perché lui fa l'onorevole, fa il
fa il parlamentare e fa il presidente della Lega di Basket femminile e non sa neanche una squadra che milita nel basket femminile. Infatti lui credeva che la Teodora Ravenna fosse una squadra di pallacanestro, invece era di pallavolo, ma questa non è una colpa sua. E passa della gente lì, tipo una persona che mi ha colpito molto è Ursula Andres. Ursula Andres ha avuto un figlio del 007, sapete come l'ha chiamato? Raggio per 314. E gli ha fatto fare il commesso da 012 alla Benetton. E tutto questo è molto triste perché tu dici una persona corretta così, cosa vuoi fare? Poi una persona che veramente mi ha colpito tantissimo, che non avrei mai pensato che fosse così, è Orietta Berti. Orietta Berti è una donna che, figa, c'è il sesso nella testa. Lei basta che si parli di sesso, 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 lei è contenta. Lei è una che fa tutte le cose che si fanno a Ultimo Tango a Parigi. Però, siccome lei, Emiliana, è amante della buona cucina, lei il burro lo fa rosolare 10 minuti. Andiamo con l'ultimo pezzo della serata, ormai si è fatto tardi, è l'ultimo pezzo. Ragazzi, è il tutto, abbiamo fatto tutto l'album, eh? 4.000. Quanto hai speso? 3.000. Le 1.000 le vai. Bruno, dai 1.000 a questo. Il pezzo è un pezzo, si intitola Blue Highways ed è dedicato a una persona che mi è molto cara. Si tratta di mio cugino. Sì, si tratta di mio cugino Atos, che è una persona che lui fa il disc jockey all'USL numero 5 e ha sempre avuto dei problemi. Lui mi ha detto di leggere questo, siccome è molto timido, mi ha detto leggi questo annuncio. Bello, distinto, onesto, coraggioso, semplice, gentile, cordiale, socievole. Cerca bicicletta anche usata. E lui è comunque un ragazzo che ha avuto un sacco di problemi, perché è passato da molte traversie, ha infilato il tunnel della droga. Sì. Se deve farne un altro fallo che poi vado avanti. Ha infilato il tunnel della droga e ne è uscito. Ne è uscito giovedì alle 6:30. Lui è entrato nel tunnel della droga sabato, era alle 4:20, 4:25. È uscito giovedì, sono state le 6:20, e ho detto, ma dove sei stato? Sono andato nel tunnel della droga. Ah. Ma come sei stato? Figa, sottolinea il tunnel della droga. Ma com'è? Tu entri nel tunnel e praticamente c'è tutto scuro, passano le macchine, sono macchine di spacciatori che ti danno, ma ce ne sono parecchi, no? Cioè, c'è quelli più lunghi, quelli più corti, c'è quello della Cisa che è... E cosa hai fatto lì? E comunque lui è rimasto lì per un po' di tempo perché poi si è lasciato con la sua amorosa, no? Perché la sua amorosa gli ha detto, ma perché l'hai lasciato? La fine del tunnel della droga. E chi lo vede più? Questo qui, figa, mi è entrato giovedì nel tunnel della droga, io a un certo punto non posso mica aspettare uno che è nel tunnel della droga, no? Perché lui gli aveva detto, perché lì la storia è un po' complicata, perché lei gli aveva detto prendimi il dono più bello che c'ho. E lei intendeva
prendi il dono più bello che c'ho. No, non sono ancora pronto. Lui diceva, non sono ancora pronto per prendertelo. Io te lo do. Ma io non mi sento pronto. Perché? Perché sono nel tunnel della droga. La droga diventa un coso. E no, questo pezzo è un bel pezzo, è l'unica cover che facciamo, è un pezzo di Graham Parker, si intitola Blue Highways, e vorrei strade blu, autostrade blu. Perché autostrade blu cosa significa? Significa che ognuno può capitare un incidente, come è successo a noi, di arrivare qui in ritardo, perché abbiamo passato, siamo d'autostrada a Manchester e poi via, sta facendo dei lavori, no? Allora ci si è scaricato davanti, nella zona tra Modena Nord e Modena Sud, è una zona privatizzata, perché hanno preso due casellanti, due cugini, e gli ha messo il passaggio a livello lungo. Passare a nessuno, no? Allora l'ha privatizzata, non fa pagare anche i camioncini dell'ACI, per dire. Allora io ho scaricato davanti a noi un camion di pecore, no? Che stavano dormendo nel cassonetto. Allora queste pecore qua si sono svegliate, si sono tutte sparpagliate sull'autostrada e non passava più nessuno. È arrivata la polizia e i carabinieri, invece di sgomberare, cercavano di farle riaddormentare. E gli cantavano quel pullover che mi hai dato tu. Voglio dire, non si può una pecora cantare, cioè, è delicato cantare una pecora quel pullover che mi hai dato tu. Cioè, voglio dire, cioè, no, siete proprio degli stronzi. E poi se gliela canti anche, spegni almeno la sirena, no? Se no non farò domani. Allora il pezzo è un pezzo nostro, non si può più fare dei concerti di serie Manchester. Titola Blue Highways. Se si può avere una luce un po' più soffusa, così. Ok, così perfetto. Grazie. Don't knock the door, don't knock it, no.
Thank you.
È dedicato a un altro animale che sono le zanzare. Pur appartenendo a una grande famiglia, le zanzare non sono tutte parenti tra di loro. Le zanzare sono insetti più numerosi, sono gli insetti più numerosi, se ne contano miliardi e miliardi. Questo crea loro problemi di traffico aereo con incidenti e feriti. Così loro vanno a pungere l'uomo da cui traggono il sangue per le loro trasfusioni. Così imparate a amare le zanzare anche. Che qua so che ce ne sono anche di 2 kg. Sponsorizzate dall'ATM. A Milano 3 ci sono delle zanzare così grosse che quando c'è la nebbia le fanno atterrare alla Valpensa. Prendilo. Sono delle zanzare charter. E sapete dove sono certe zanzare? Nel tunnel della droga.
Don't ever wanna see you gonna roll just in. I don't know.
Thank you.
Quando i cantanti americani non sanno cosa fare, no? Perché ormai hanno finito i pezzi, c'è il chitarrista che appeggia, no? E il cantante continua a fare così. Un applauso per i Domofans, che hanno fatto questo pezzo strumentale senza neanche averlo provato. Bravo. Sì, è comodo dire bravi adesso, ma tu non sai gli anni di sacrifici che ci sono dietro questo pezzo qua. Noi proviamo i pezzi, li proviamo in un pollaio vicino a Fidenza, e quando le galline vanno fuori entriamo noi sabato alle 9, dalle 9 alle 11 gli spargiamo il becchime davanti, loro beccano e noi entriamo nel pollaio, c'è l'impianto voci e lì suoniamo, e ce ne sono tre che adesso vengono a sentire e ha messo su un gruppo loro. È vero o no? Solo che una non sa tenere in mano il basso, allora, però sa portare gli occhiali come lui, uguale, si è fatta tutti i capelli neri, il galle roll, si è fatto un pezzo di la galle roll, è una bella battuta questa, dovreste dirla per Ferragosto, però quando c'è più caldo così si apprezza di più. Allora chiudiamo questa bellissima serata con un pezzo un po' particolare. Non chiuderemo con bla bla bla, chiuderemo con un pezzo che le donne praticamente con questo pezzo qua non fanno niente. Cioè noi lo suoniamo perché solitamente quando noi suoniamo quel pezzo qua le donne stanno con i loro uomini, no?
e rimangono con i loro, cioè non vengono nei camerini a spogliarsi e a farci tutto quello che c'è. Questo pezzo è bello perché non dà nessuna emozione, cioè la forza di questo pezzo è che è neutro, cioè chi lo ascolta rimane come se non l'avesse mai ascoltato. Tutto questo è bello perché la donna rimane insensibile, l'uomo rimane insensibile, e tutto questo è più, cioè, è facile chiudere dei pezzi, chiudere i concerti con dei pezzi che ti portano all'apogeo, cioè tu stai benissimo, e invece il vero gruppo, quello che è forte davvero, chiude con un pezzo neutro, cioè che la gente rimane lì e dice, eh sì, bravo, bravo, certo. È facile chiudere con dei pezzi rock and roll o dei cosi stragrandi, 6.000 chiusure così. No, invece noi facciamo un pezzo neutro, che la gente rimane lì e dice, boh, cosa volevamo dire con questo pezzo qua? Niente, perché noi in effetti non è che vogliamo dire niente. Noi quello che vogliamo fare è semplicemente, tutte le volte che veniamo qua, pensare che voi siete stati bene, che avete passato una bella serata, così buono, la prossima volta può fare 5.000. era moglie di Bruno che dice sì, là dal bar. Oh, così, fate schifo, Bruno and his wife. Questo pezzo si chiama Bruno and his wife. Più bastardi non si può. Vai a fare dei panini, fate schifo, va. Bruno and his wife. Bruno and his wife was met to the pennies at the press. Bruno and his wife was entered the public at 4,000 mille francs. Expect to lose, you never wanna try. And Bruno, in your stanzette, count the money. And his wife, in your stanzette, count the money. And his wife, in your stanzette, count the money. And his wife.
te, che spendendo poco ho guadagnato molto e sono molto contente di tutto questo che io ho fatto. Guardalo là il faccione, guardalo là, guardatevi tutti. And this Bruno for this wife come the money. Tutti insieme. And Bruno and his wife. Hanno capito tutti, Bruno, che sei un ladro. And Bruno and his wife come the money. This one, oh my.